Picciotti, rieccoci con la rubrica settimanale in cui commentiamo il nuovo capitolo di One Piece. Prima di iniziare, vi chiediamo di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere alcun nostro video. Inoltre, ci trovate su altri social, come Facebook ed Instagram, ma anche su Twitch, e abbiamo anche aperto il gruppo Telegram ufficiale del canale. Vi lasciamo tutti i link in descrizione. Bene, adesso sigla e si comincia! Picciotti, bentornati su My Anime Academia. È uscito il capitolo 1038 di One Piece dopo lunghe pause, quindi siamo pronti per analizzarlo. Bene, iniziamo subito dal riassunto. Il titolo del capitolo 1038 è Kid e Law vs Big Mom. Il capitolo è un capitolo panoramica, quindi vedremo molte fazioni in causa nella guerra di Wano. Iniziamo proprio da Raizo e Fukurokuju. Siamo ancora in uno stallo alla messicana. I due sono fermi uno di fronte all'altro sperando ognuno che l'altro rilasci la propria tecnica. Quindi Fukurokuju è immobilizzato, Raizo sta già cominciando a bruciare, quindi al momento la situazione non va avanti. Intanto la scena si sposta al secondo piano, dove il tetto, per via dei vari scontri che ne stanno susseguendo, soprattutto quello di Big Mom con Kid e Law, sta cominciando a crollare. A salvare la situazione proprio in extremis arriva Jinbe, che grazie alla sua mole fisica, alla sua resistenza, riesce a impedire con il suo corpo che il tetto crolli, facendo sì che tutti i subordinati che si trovano lì riescano in qualche modo a fuggire via. Intanto ci spostiamo su Chopper, che riesce finalmente a tornare nella sua forma normale dopo che l'effetto collaterale delle Rumble Ball l'avevano costretto a entrare in una forma molto più piccola, con una voce molto più anziana. In ogni caso Chopper si preoccupa del fatto che Zoro sentirà il doppio del dolore dopo che l'effetto della medicina data da Miyagi svanisce. Quindi, proprio sfruttando quest'assist di preoccupazione di Chopper, la scena si sposta proprio su Zoro, che appena finito lo scontro con King comunque non ha ancora perso i sensi, si trova a terra abbastanza sfinito e non riesce a muoversi. E qui vediamo una cosa curiosa: dinanzi a Zoro si pone quello che per noi è lo stereotipo più comune della morte, uno scheletro con il mantello, con un mantello rovinato e una falce che sta per colpire Zoro, quasi come se la morte lo stesse per cogliere. Nel frattempo la scena si sposta su Izzo, che, avendo fatto piazza pulita di tutti i pesci piccoli che si erano insomma immischiati, riesce ad andare avanti e a fuggire via. Izzo è abbastanza ferito, sanguina ed è molto stanco, perché pur essendo dei pesci piccoli quelli che ha affrontato, comunque appartenevano ai pirati delle 100 bestie, quindi essendo in superiorità numerica comunque lo hanno messo un po' in difficoltà. Izzo nel frattempo becca la CP0, che inizialmente diciamo che non è intenzionata a mettergli i bastoni tra le ruote, perché hanno ben altro a cui pensare, soprattutto appunto Nico Robin. Quindi decidono di passare oltre e di lasciarlo andare. Izzo però, non appena capisce che la CP0, che l'obiettivo della CP0 sono i Mugiwara e nello specifico Nico Robin, decide di immolarsi e di fermare la CP0, quindi rifiuta il favore. La scena si sposta nuovamente, questa volta andiamo da Yamato, che è arrivato al deposito d'armi e si trova dinanzi il Kazembo di Kanjuro, che sta per toccare gli esplosivi. Allora, grazie a una sua tecnica, Yamato riesce a ghiacciare gli esplosivi per evitare che il contatto diretto con il Kazembo li faccia innescare. Successivamente Yamato utilizza una tecnica chiamata Maoroba, effettuando una mazzata con il suo Kanabo nei confronti del Kazembo, che però, oltre al fatto che parla, che già questa è una novità, reagisce addirittura. Quasi la forma del Kazembo si modella fino a diventare una vera e propria mano, che colpisce Yamato, che comunque urla di dolore e quindi accusa il colpo. La scena si sposta nell'ultimo palcoscenico del capitolo, nello scontro tra Law Kid contro Big Mom. Allora, inizialmente quello che vediamo non è molto confortante. I due sono a terra privi di sensi, Big Mom diciamo che è affaticata ma non troppo, quindi ancora parecchio fresca, e addirittura i subordinati sia di Law che di Kid implorano pietà a Big Mom, pregandola di risparmiare i loro capitani. Big Mom, diciamo innervosita, lancia loro una tempesta di fulmini, quindi
colpisce tutti indiscriminatamente. E quando però si gira e cerca di dirigersi verso Kaido nel tetto, vediamo l'inaspettato. Law è ancora in forze, si rialza e utilizza la Key Room, rivestendo nuovamente la sua lamento spettrale. Quello però di diverso che notiamo e che nota Chopper nel capitolo è che la spada, una volta rivestita con la Key Room, è diventata molto più grande. Quindi Law riesce nuovamente a infilzare Big Mom, tanto che i suoi subordinati pensano che sia morta. In realtà, come la scorsa volta, la puntura non è quella che ferisce Big Mom, bensì l'attacco che arriverà dopo. Infatti Law utilizza Shock Wheel, che è una specie di countershock ma che colpisce Big Mom dall'interno. Questo colpo infatti ha un duro impatto sulla mammona, che viene colpita in pieno e sanguina da tutti i lati. Intanto gli uomini che Big Mom aveva creato vengono attirati da Kid, quindi anche lui sta bene. Attirandoli a sé, Kid crea una specie di toro gigante meccanico chiamato Cornadio e investe in pieno Big Mom. Quindi i due sono molto motivati, al punto che dicono alla vecchia che non la lasceranno andare, bensì la tratterranno anche a costo di perdere la vita. Picciotti, iniziamo con le riflessioni del capitolo 1038 di One Piece. Questo è stato un capitolo in cui ci viene presentata una panoramica su Onigashima, un po' come era successo nel capitolo 1025, i due draghi. Quando avviene ciò, per forza di cose non possiamo pretendere chissà cosa dal punto di vista dell'azione, però qualcosa di interessante, seppur solo a fine capitolo, possiamo dire di averla vista. Ma partiamo dall'inizio, dallo scontro più atteso di tutta Onigashima. Raizo vs. Fukuro Cringe. Che scontro, ragazzi! Due veri uomini che combattono per i propri ideali, che non mollano neanche un colpo e che spingono oltre ogni limite le proprie capacità. E chi dice il contrario ha ragione. Spostandoci al secondo piano, finalmente rivediamo Jinbei, che è stato talmente assente che pensavo fosse tornato all'isola degli uomini pesce per rilassarsi un attimo dopo lo scontro con Wuzhou. E invece no. Ecco che fa la sua apparizione sostenendo il tetto appena crollato in fiamme, salvando un po' di poveri samurai lì vicino. Poi si chiede cosa stia alimentando il fuoco. Certo, se non fosse sparito dai radar magari lo avrebbe visto il mostro gigante che trasuda fuoco, che si sta indirizzando verso gli esplosivi del magazzino. Però lo perdoniamo. Queste parole potrebbero suggerirci un possibile suo intervento in aiuto di Yamato per spegnere il fuoco, magari utilizzando le sue abilità da uomo pesce. Proprio da Yamato vediamo una manovra all'ultimo minuto che serve a congelare gli esplosivi, salvando, per il momento, la situazione. Poi accade qualcosa di strano. Dal Kazembo fuoriescono le parole Lord Orochi e scorgiamo quella che sembra essere una mano. Può darsi che questo yokai infuocato abbia ereditato la volontà di Kanjuro? Pare proprio di sì. La scelta del Kazembo non mi è piaciuta sin dal primo istante e le tavole in cui esso è protagonista le ho trovate, e le trovo, ridondanti e inutili. Speriamo solo di non dover assistere a questo siparietto per chissà quanto tempo. Spostandoci al palcoscenico, vediamo Chopper ritornare finalmente alla sua forma normale e ci dà un assist su quella che potrebbe essere la situazione di Zoro dopo gli effetti collaterali della medicina. Infatti nella pagina successiva vediamo uno Zoro inerme che ha di fronte quello che pare essere il tristo mietitore. Dalle fattezze mi sembra evidente che si tratti di Brook, ma è altrettanto evidente che il musicista della ciurma, per quanto troll, non si metta a fare uno scherzo di questo tipo in un frangente del genere. Piuttosto penso che gli effetti collaterali della medicina si stiano presentando nello spadaccino, mostrandoci così delle gag divertenti. Penso che Oda non si fermerà qui, e vedremo la versione mostruosa anche di Robin e Franky. Per quanto riguarda Izzo e l'incontro con la CP0, non lo vedo proprio messo bene l'ex comandante di Barba Bianca, considerando soprattutto il fatto che sia seriamente ferito. Spero che questo scontro ci venga mostrato nei prossimi capitoli, così da poter scorgere le potenzialità di questi misteriosi agenti. Passando infine al momento topico del capitolo, che ne dà anche il titolo, finalmente viene ripreso lo scontro tra Law e Kid contro Big Mom. Inizialmente vediamo i due della Worst Generation a terra, sfiniti, e la mammona che troneggia davanti ai loro corpi esanimi, deridendoli. Dopo di ciò, si sta per dirigere da Kaido per chiudere la partita contro Cappello di Paglia,
ma viene fermata dallo Shock Wheel di Law e il Punk Cornadio di Kid. Quest'ultima tecnica consiste in un enorme toro meccanico. Il nome è composto dalle parole corna, che si rifanno al gesto utilizzato nel rock e nel metal, mentre Dio si rifà a Johnny James Dio, uno dei più celebri cantautori metal, collegabile al suo omonimo ne Le bizzarre avventure di JoJo. Questo colpo di coda finale da parte dei due capitani l'ho trovato davvero sensazionale, e credo convintamente che nel prossimo capitolo la pratica Big Mom verrà chiusa. Ma penso, e spero, che la vittoria dei nostri avverrà pagando un prezzo. Dato lo strapotere dell'imperatrice che ci è stato mostrato fino allo sfinimento in questi anni, la vittoria potrebbe avvenire con un conseguente stato di incoscienza da parte di Kid e Law, provati dallo sforzo della battaglia, o che, quantomeno, assisteremo ad un meno pirotecnico, ma più plausibile, pareggio. Per concludere, seppur reputando la prima parte del capitolo abbastanza mediocre, e considerando l'eccessiva presenza di dettagli e colori mal gestiti nelle tavole, che non sempre fanno in modo che la lettura avvenga in modo scorrevole, reputo il capitolo 1038 più che sufficiente. Grazie soprattutto alla parte finale. Io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi ricordo di mettere like e di iscrivervi al canale attivando la campanella se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo alla prossima qui su My Anime Academia. Sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!